Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, voglio parlarvi delle letture che ho fatto durante lo scorso mese, quindi durante il mese di aprile. Ad aprile ho fatto diverse letture, alcune più interessanti ed altre meno, quindi andiamo subito a vederle. Il primo libro che ho letto è stato La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola, di Raphael Giordano, che mi è stato regalato dal maritino per San Valentino. Allora, io avevo grandi aspettative, non tanto perché avessi sentito parlare bene di questo libro, quanto più che altro perché il titolo mi incuriosiva veramente molto. Purtroppo però sono rimasta profondamente delusa, perché è assolutamente scontato, ecco, questo libro. Praticamente questo è un manuale per rivoluzionare un po' la nostra vita, per riuscire a ritrovare il piacere delle piccole cose, per non ritrovarsi incastrati nella quotidianità, nelle abitudini che abbiamo ogni giorno, nel cercare di riscoprire le nostre passioni e cercare anche di coltivarle, ecco. Quindi praticamente questo è un manuale che insegna questo, ma è nascosto dietro un romanzo. Quindi abbiamo questa giovane donna che ha un problema alla macchina, insomma, se non ricordo male, insomma, si ferma la macchina, piove a dirotto, non sa chi chiamare perché lì non c'è linea, insomma, suona ad una casa e viene ad aprirle un uomo che chiaramente la invita in casa e le offre anche qualcosa da bere per scaldarsi mentre aspetta, insomma, che arrivi il carro attrezzi. Quest'uomo l'ascolta parlare, lei, diciamo che sembra quasi casualmente, cioè uno sconosciuto, comunque lei va a dire che in questo periodo non sta tanto bene, non si sente un po' stretta nella sua vita, e quindi lui le dice di essere un abitudinologo, cioè una specie di dottore che cura l'abitudinologia, cioè l'essere appunto prigionieri delle proprie abitudini, non avere più stimoli per scoprire qualcosa di nuovo. Quindi comincia con lei un percorso molto particolare che prevede delle piccole prove alle quali lei si deve sottoporre, che possono essere lasciare andare le proprie paure, riscoprire tutte le cose positive su se stessa, riuscire a trovare una nuova formula per il suo matrimonio, una nuova formula che gli permette di migliorare il rapporto con il proprio figlio, eccetera. E quindi, insomma, diciamo, perché lei possa stare meglio. Chiaramente, insomma, quello che ho detto all'inizio è molto scontato, nel senso che ci immaginiamo già dall'inizio come andrà a finire. Soprattutto, secondo me, il modo in cui lei attraversa le varie prove è assolutamente superficiale, nel senso che lei riesce ad affrontare ogni singola prova nella maniera più semplice possibile, con poche difficoltà, quando invece, quando una persona sta veramente male, anche quando viene aiutata da qualcuno, non sempre i passi da fare per migliorarsi e per stare bene sono così semplici e così immediati. Quindi l'ho trovato un po' banale, un po' superficiale, soprattutto alla fine, un finale assurdo, totalmente irreale. Secondo me, ecco, l'idea di base era buona, però se volete qualcosa che vi insegni a riportare un po' di buon umore nella vostra vita, a riscoprire quante cose buone avete nascosto dentro di voi e che invece potete tirar fuori, sicuramente ci sono manuali scritti meglio e anche, secondo me, un po' più competenti, perché questo avrei potuto scriverlo io. Altro libro letto nel mese di aprile, o meglio, letto per metà nel mese di aprile, è stato L'estate prima della guerra, che vi lascio qui, non so dove, insomma, perché non ce l'ho qui con me dato che l'ho dato in prestito. Non l'ho terminato, nonostante fosse un libro che avevo richiesto per Natale, perché ero veramente molto incuriosita dalla trama e poi in generale dal fatto che fosse un romanzo storico. Difatti siamo nell'estate prima della Grande Guerra, siamo in un piccolo paesino dell'Inghilterra, dove arriva una giovane donna che è destinata ad essere l'insegnante di latino nella scuola locale. Quindi abbiamo già, diciamo, come tema principale questo fatto che le donne ancora all'epoca stavano trovando il loro posto, o meglio, stavano lottando per conquistare il loro posto nel mondo al pari di quello maschile. Ecco perché quindi c'è una prima fase in cui si analizza il fatto che lei fosse stata voluta da un consiglio scolastico dove c'è appunto una donna particolarmente forte che voleva che una donna
prendesse il ruolo di insegnante di latino, però chiaramente si trova a scontrarsi con i tanti uomini che fanno parte del mondo della scuola e che invece assolutamente non potevano concepire una donna nel ruolo di quel tipo di insegnante, perché l'insegnante di latino doveva essere un uomo. In più il fatto che sta per cominciare la guerra, anzi che è cominciata la guerra, ci fa anche analizzare il fenomeno dell'immigrazione, quindi coloro che scappano dalla guerra e vanno a rifugiarsi in Inghilterra appunto trovano anche rifugio proprio lì nel paese dove questa giovane donna è andata ad abitare. Ci sono tanti personaggi, le loro vite, le loro abitudini, personaggi in particolar modo prevalentemente di quarto locati, quindi anche lei è ospite di una signora particolarmente importante all'interno del paese che ha due nipoti, col quale si intuisce dall'inizio, con uno dei due insomma lei sicuramente instaurerà un rapporto di forte amicizia che probabilmente sfocerà in amore, questo non ve lo so dire perché non sono andata avanti. La storia in realtà era bella, poteva essere interessante e soprattutto il periodo storico è descritto veramente molto bene, le abitudini delle persone, i modi di vestire, le consuetudini, i modi di parlare sono resi molto bene. La scrittura è scorrevole, ma soprattutto è precisa, dettagliata. A me, ecco, da questo punto di vista piaceva, però purtroppo l'ho trovato noiosissimo, nel senso che anche i dialoghi tra i personaggi erano pagine e pagine di inutilità. Sembrava che proprio avesse ripreso con una telecamera un dialogo all'interno di un salotto e riportato parola per parola sul libro. Quindi va bene rendere il dialogo, comunque l'incontro tra i personaggi il più reale possibile, calarlo nella realtà il più possibile, però allo stesso tempo io sto leggendo un libro, quindi voglio che da qualche parte questo dialogo mi porti, e invece questi dialoghi non portavano mai da nessuna parte, quindi l'ho trovato un pochino troppo noioso e le cose succedevano con una lentezza esasperante, quindi non sono riuscita ad andare avanti, ho deciso di abbandonarlo. Altro libro letto nel mese di aprile è stato Dire, fare, ringraziare di Alessandra Corbo. Ho letto questo libro perché con il nostro club del libro questo mese dovevamo leggere, ecco, delle specie di manuali del vivere meglio, dello star bene, del riscoprire un po' gli aspetti della nostra vita che abbiamo dimenticato, travolti dalla quotidianità e dei problemi insomma della nostra vita di tutti i giorni. Tra il libro scelto in realtà dal nostro club era Big Magic di Elizabeth Gilbert, che io ho anche riletto per metà per insomma rinfrescarmi la memoria, comunque l'avevo già letto, è meraviglioso, è piaciuto a tutti, ne abbiamo parlato tanto, quindi spero che anche voi, insomma io ne parlo spesso, decidiate effettivamente di andare a comprarlo e di leggerlo. E comunque io ho letto questo perché appunto volevo leggere qualcosa di nuovo e questo mi aveva incuriosita. Praticamente Assunta Corbo in questo libro ripropone un po' la sua esperienza, cioè lei dice che nel momento in cui nella sua vita è entrata la gratitudine tutto è cambiato, quindi praticamente lei ci insegna come riscoprire il nostro essere grati anche per le piccole cose, quindi per le piccole cose quotidiane, lo svegliarsi la mattina cercando di vedere qualcosa di positivo dentro di noi, andare a letto la sera cercando di ringraziare le piccole cose che durante la giornata ci hanno in qualche modo fatto sorridere o fatto star bene. E non deve essere per forza qualcuno che ci fa un piacere, ma potrebbe essere anche vedere, che ne so, un padre che gioca con suo figlio e che ridono, o visto un passante con un cane, questo cane ci ha fatto le feste, ecco, qualunque cosa abbia allietato in qualche modo la nostra giornata, se noi alla fine ci scopriamo a pensarci, quindi a dargli un po' di importanza, ci rendiamo conto che anche il nostro umore si risolleva, ecco. Lei praticamente ha scritto il libro dividendolo in vari capitoli, per esempio, ecco, per farvi capire, la gratitudine nelle difficoltà, oppure c'era la gratitudine nelle relazioni, la gratitudine nella vita quotidiana, gratitudine per i nostri figli, insomma vari capitoli dove ci insegna, ecco, a riscoprire la gratitudine. Oltretutto alla fine di ogni capitolo ci sono degli esercizi da fare, praticamente la maggior parte di questi vogliono che si scriva, quindi ora non ce l'ho qui con me, comunque nel quaderno che vi ho fatto vedere, avevo comprato in Irlanda, nel mio hall dell'Irlanda, ecco, quello lì è stato il quaderno che ho utilizzato per scrivere tutto quello che mi veniva richiesto qui, quindi delle volte poteva trattarsi per esempio di
sottolineare o comunque scrivere tre cose che nella nostra giornata ci avevano stupiti, quindi mi avevano stupita in qualche maniera e per le quali ero grata. Oppure, per esempio, questo è stato quello più difficile per me, analizzare il rapporto con una persona che in questo periodo particolare della mia vita non è proprio la persona con la quale mi trovo meglio, quindi magari qualcuno con cui abbiamo un po' di attrito, e trovare 10 cose per le quali essergli grata. Quindi, insomma, non era sempre semplice, però chiaramente lo sforzo ha dato i suoi risultati. Devo essere sincera, il libro è molto semplice, è scritto bene, in maniera lineare, chiara, precisa, quindi anzi ci sono proprio anche dei disegni all'interno, delle piccole frasi che una volta quando apriamo il libro, insomma, ci saltano subito all'occhio e ci possono, anche una volta letto, ricordare qual è il comportamento giusto da tenere. Io ho sperimentato, ho vissuto appieno con questo libro, ho cercato di fare tutto quello che veniva richiesto e devo dire che effettivamente l'umore cambia. Ecco, io ho riscontrato degli effetti positivi sicuramente, mi sono sentita più aperta, mi sono sentita più sicura di me e soprattutto ho visto quanto mostrare gratitudine alle persone che ci stanno intorno renda inevitabilmente anche tutto l'ambiente più calmo, più rilassato, più felice, perché anche gli altri stanno meglio quando gli viene riconosciuta la gratitudine per ciò che fanno per noi. Quindi io lo consiglio. Oltretutto avevo taggato lei su Instagram Stories quando leggevo il libro, avevo fatto una foto, lei mi ha scritto ringraziandomi per il tag e chiedendomi di farle sapere che cosa ne avrei pensato alla fine, quindi anche una persona molto disponibile, molto alla mano, ecco, quindi io ve lo consiglio. Altro libro letto in questo mese è stato Dove nasce l'arcobaleno di Andrea Caschetto. Non ce l'ho qui con me perché l'ho prestata alla mia mamma, perché lo sta leggendo lei, dato che è meraviglioso. Praticamente è un libro che racconta la storia in prima persona di Andrea Caschetto, che ha vissuto un'esperienza molto particolare. Praticamente lui da ragazzo, da bambino, non ricordo, insomma quando era molto giovane, ha scoperto di avere un tumore al cervello. È stato operato, però nonostante, ecco, il tumore sia stato completamente asportato, gli venne detto che avrebbe avuto dei problemi di concentrazione e dei problemi un po' di memoria, nel senso che la memoria a breve termine avrebbe funzionato un po' male e quindi magari, ecco, a lui capitava di avere dei ricordi un po' sfocati di cose successe poco tempo prima. Un giorno lui è andato in Africa con una Onlus, se non erro, comunque per seguire un progetto di beneficenza, e quando è tornato si è reso conto che ricordava tutto, in particolare i sorrisi e le belle esperienze, insomma, avute con i bambini. Andò ad informarsi da un dottore e questo dottore gli disse che quando si provano emozioni così forti, che ci danno tanta gioia, tanta felicità, vanno automaticamente nella memoria a lungo termine ed è per questo che lui riusciva a ricordarle così bene. E quindi cosa ha fatto? Lui ha detto: forse la mia missione è proprio questa, io sono nato per questo. E quindi lui ha cominciato a girare il mondo, nei paesi più poveri del mondo, in Asia, è andato in Africa, nel Sud America, girando per gli orfanotrofi, cercando di portare per qualche giorno il sorriso ai bambini. Quindi il libro racconta questo, ecco, non è che vi ho spoilerato niente, questo è solo... Era ciò che è successo prima. In realtà il libro è il racconto di questo bellissimo ed enorme viaggio che lui ha fatto. Partito con pochissimi soldi, ha creato una pagina Facebook in cui chiedeva aiuto e solidarietà da parte delle persone che avessero voluto donare qualcosa per finanziare il suo viaggio, ma vi assicuro che è stato un viaggio completamente senza pretese. Lui si è accontentato veramente a volte quasi di niente, pur di riuscire a portare il sorriso a questi bambini. Quindi lui racconta la sua esperienza nei vari orfanotrofi, ciò che ha visto, i problemi che ci sono, i bambini che ha incontrato, a volte anche bambini con problemi particolari. È stato un orfanotrofio dove i bambini erano o sordomuti oppure ciechi, quindi insomma ha veramente vissuto tante esperienze che lui poi ha fotografato, ha filmato e ha riportato sulla sua pagina Facebook. Quindi andate a seguirlo perché è veramente un ragazzo solarissimo, è un ragazzo siciliano oltretutto. E quindi niente, ha raccontato la sua esperienza e ci ha fatto un po' entrare in quello che lui ha vissuto. E devo dire che, devo aggiungere che è anche stato invitato alle Nazioni Unite per tenere un discorso, e il discorso lo trovate tranquillamente su YouTube, insomma su internet.
Il libro è molto bello, molto sentimentale, questo ragazzo scrive in una maniera molto intima, quasi fosse un diario, ecco, quindi non ci sono grandi descrizioni di luoghi, di stanze o di persone, ecco, più che altro è una descrizione interiore di ciò che lui prova quando entra in contatto con determinate persone, a parte con i bambini ma anche con gli adulti che ha incontrato durante il proprio cammino, ovviamente, quindi quelli che l'hanno ospitato, quelli che ha trovato dentro gli orfanotrofi, quelli più disponibili, quelli più invece chiusi in se stessi, insomma un grande insegnamento di solidarietà, di vita, di speranza e soprattutto secondo me anche un grande insegnamento di spiritualità, perché nonostante lui ripeta più volte durante il libro io non sono credente, però in realtà molto spesso nel libro dice di vedere Dio negli occhi di quei bambini, nei sorrisi di quei bambini. È ovvio che io ho trovato il libro particolarmente coinvolgente essendo io inserita in una domanda di adozione, e a volte ecco sono stata male nel pensare a quanto è difficile oggi adottare, a quanto è difficile sia burocraticamente che economicamente, e allo stesso tempo sapere che gli orfanotrofi sono pieni in tutto il mondo di bambini, e se hanno la fortuna sono un orfanotrofio dove vengono trattati bene, dove ci sono tanti volontari che li aiutano a vivere una vita più simile possibile a quella di un bambino che vive in una casa con i suoi genitori. Però insomma ci sono anche tantissime situazioni in cui purtroppo non è così, e quindi ci chiediamo perché, non lo so, non c'è risposta. Infine vi dico soltanto che ho letto due racconti da questa raccolta di racconti di Sherlock Holmes, di ovviamente Arthur Conan Doyle. Allora, in realtà questo volume è quello ed è edito dalle Einaudi, però sapete, perché sicuramente l'avete visto perché è un grande libro giallo, c'è anche quello della Newton Compton, quindi quei mammut, no? La serie dei mammut, quei libri belli grandi, dove c'è sempre raccolto tutta la serie di racconti di Sherlock Holmes. Io non ho controllato la traduzione quale fosse migliore, perché si sa che i mammut sono rinomati, anche se non ho avuto problemi, ecco, perché ne ho letti veramente pochi, comunque sono un po' rinomati per avere delle traduzioni, a quanto qualcuno dice, peggiori di altre case editrici. Ma in realtà non sono stata spinta assolutamente da questo, sono stata spinta dal fatto che a me non piace l'edizione mammut, quindi non mi piace quel libro né giallo, nella libreria non mi piaceva proprio a vista, e quindi ho deciso di prendere queste delle Einaudi. Vi posso comunque garantire che i racconti sono tutti, perché ho controllato in internet il numero di racconti scritti da Arthur Conan Doyle, sono esattamente lo stesso numero che è presente qui dentro, però qui non sono presenti ovviamente i romanzi. Esiste un'altra raccolta sempre delle Einaudi con i romanzi di Arthur Conan Doyle, con protagonista ovviamente Sherlock Holmes, e spero di riuscire a recuperare anche quelli. Ho letto soltanto i primi due racconti, quindi come vedete, cioè, sono proprio all'inizio, però questi li leggo così ogni tanto, quando voglio di leggere un racconto me lo leggo. Questi oltretutto sono brevi, una trentina di pagine l'uno, anche se devo dire comunque il libro non è scritto proprio in maniera grandissima, ecco, le letterine sono abbastanza piccole. E sono molto sorpresa perché io avevo da sempre sognato di leggere le storie di Sherlock Holmes, ma non l'avevo mai fatto. Quindi, se lo sappiamo tutti, guardiamo le serie TV, guardiamo i film, eccetera, però alla fine poi non avevo mai letto effettivamente qualcosa. Sono rimasta piacevolmente sorpresa perché appunto, nonostante si tratti ormai di letteratura classica, perché insomma Conan Doyle è vissuto nel 1800, cioè metà del 1800, quindi insomma... diverso tempo fa, la scrittura è meravigliosamente chiara, limpida, scorrevole, precisa, dettagliata, sono curate molto le descrizioni, sono curati i dialoghi, e soprattutto, cioè, in ogni racconto non si smentisce mai. Sherlock Holmes ci stupisce per la sua genialità ed è bellissimo il modo in cui ogni volta spiega i suoi ragionamenti, ciò che l'ha portato ad arrivare alla soluzione del problema, e noi pensiamo, caspita, detta così sembra semplice, perché io non ci ho pensato? E questa è la grande magia di Arthur Conan Doyle. Ovviamente sono pochi a saper fare come lui, e niente, quindi questi mi sono piaciuti. Appunto, vi volevo anche dire i titoli se li ritrovo dei primi due racconti, tanto per come informazione, ecco qua: Uno scandalo in Boemia e L'avventura della Lega dei Capelli Rossi. E basta, piano piano leggerò tutti, sono più di 50, ce la farò. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa avete letto, se avete letto qualcuno dei libri che ho nominato, ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate, e niente, come sempre noi ci vediamo prestissimo con un altro video, perché ho tanti tanti video pronti per voi. Ciao!